Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlare di come portare avanti i punti deboli, ovvero i vostri punti carenti. Come potete strutturare il vostro allenamento in modo da target e focus, focalizzarvi soprattutto sulla crescita di questi punti deboli. Ad esempio, ognuno di noi ha dei gruppi muscolari che crescono abbastanza facilmente senza troppo stimolo e altri gruppi muscolari che sembra che qualsiasi cosa fate invece non crescono. Ad esempio per me sono il petto e i bicipiti. Diciamo che magari per un paio di anni non ho veramente preso in considerazione il fatto di provare a target questi muscoli, questi gruppi muscolari più spesso o comunque con più stimolo rispetto agli altri, semplicemente seguendo il mio allenamento strutturato come era, passando magari da un upper lower e poi un full body lower body, facendo in questo modo non ho mai veramente preso il tempo di target più specificamente i gruppi muscolari che erano più deboli, che sono carenti per me. Da quest'anno, in questa nuova fase di presa di massa, ho deciso per prima cosa che voglio focalizzarmi su portare avanti il petto, perché mi piace avere un bel petto, e concentrarmi anche sulle braccia, soprattutto i bicipiti. Allora, in questo video voglio dirvi esattamente cosa ho fatto e sono tanti risultati, proprio come ci dice la scienza. Quindi se anche tu hai dei punti carenti puoi benissimo seguire alcuni consigli che ti do in questo video e anche tu, sono sicuro, noterai dei grossi cambiamenti. Partiamo subito. Per prima cosa, se hai un punto debole, io ti consiglierei di aumentare la frequenza con cui colpisci questo gruppo muscolare a settimana. Ovvero, se prima allenavi i bicipiti una volta a settimana e i bicipiti sono un tuo punto debole e puoi crescerli maggiormente, ti consiglio allora di allenarne minimo due volte, ma anche magari tre volte a settimana. In questo modo, anche secondo la scienza, praticamente mantieni elevati i livelli di sintesi proteica, che dopo un allenamento rimangono elevati solamente per 24 a 48 ore. Quindi se tu li colpisci più frequentemente, magari a giorni alterni o comunque due o tre volte a settimana, noterai più progressi. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, ovviamente penserei al volume totale, quindi questa è una variabile molto importante del tuo allenamento. Sui punti carenti dovresti provare ad aumentare il volume. Devi provare a colpire dalle 40 alle 70 ripetizioni per sessione per gruppo muscolare. Se tu ovviamente hai un punto carente, ti consiglio di partire con le 70 ripetizioni a sessione. Sicuramente aumentando il tuo volume a questo numero, perché immagina, se tu fai 70 ripetizioni a sessione per i bicipiti e lo fai 3 volte a settimana, stai facendo un volume totale di 210 ripetizioni, che è un volume abbastanza alto che dovrebbe, se riesci comunque a progredire, dovrebbe aiutarti a notare più gains, perché ovviamente più volume fai e più crescerà il muscolo. Allo stesso tempo non dobbiamo fare così tanto volume che non riusciamo a progredire, perché la cosa importante e fondamentale è il sovraccarico progressivo. Quindi se tu hai notato che i bicipiti non crescono, però è da un anno che stai facendo gli stessi manubri con lo stesso peso, il terzo consiglio importantissimo è iniziare ad applicare il sovraccarico progressivo, ovvero inizia ad aumentare il carico che sollevi mantenendo ovviamente la forma corretta, oppure semplicemente con lo stesso peso prova a fare qualche ripetizione in più. Questo è il sovraccarico progressivo ed è la legge essenziale se vuoi crescere i tuoi bicipiti. Bene, se mi seguite da un po' di tempo mi direte: ah, però questo è quello che ci dici sempre per come crescere ogni altro gruppo muscolare, che cos'è di specifico che posso fare per i punti deboli? Allora, una volta che ho deciso che colpisco i bicipiti con 3 volte di frequenza a settimana, che colpisco con un certo numero di volume, che provo veramente a sovraccaricare il muscolo e progredire di sessione in sessione, cos'altro farei? Per facilitare tutto ciò, metterei i miei punti carenti all'inizio dell'allenamento. Quindi, ad esempio, io che voglio portare avanti il petto e i bicipiti, mentre prima avrei fatto in una classica seduta push, ad esempio, avrei fatto prima petto, ovviamente movimenti composti, quindi magari la bench press e poi magari i manubri sulla panca inclinata, poi ovviamente sarei passato per le spalle, perché come vedo io le spalle sono un gruppo muscolare più grande rispetto ai bicipiti e ai tricipiti e ovviamente voglio colpirli prima di colpire i bicipiti e i tricipiti con dei movimenti di isolamento. Invece, che cosa sto facendo adesso? Dato che voglio portare avanti i punti carenti, faccio sì una panca piana, ma subito dopo, invece di passare le spalle, dato che sono contento delle mie spalle, passo a fare i bicipiti. Quindi passo praticamente a fare i punti deboli come prima cosa nel mio allenamento. Come ci aiuta questo? Ovviamente tu all'inizio dell'allenamento sei più fresco, hai più forte, puoi essere più intenso, puoi sollevare più carico nei tuoi movimenti, perché piano piano poi col passare del tempo durante l'allenamento ci stanchiamo, sistema centrale nervoso, i gruppi muscolari sono più stanchi, eccetera eccetera. Quindi quello che faccio io per facilitare il volume che faccio, la frequenza, il recupero e il sovraccarico progressivo,
colpisco questi gruppi muscolari per primo nell'allenamento. Quindi magari faccio un esercizio petto, un esercizio bicio, un esercizio petto, un esercizio bicio e poi continuo col resto dell'allenamento. Lo so che di solito dico che i movimenti composti dovrebbero venire all'inizio del workout, però se voi volete portare avanti i gruppi muscolari, io vi consiglio di fare 8-12 settimane in cui prendete i vostri gruppi muscolari deboli, li mettete all'inizio del workout, fate tutto il resto che vi ho detto e notate se dopo 8 o 12 settimane notate alcune differenze. Io vi garantisco che le noterete, perché se fate in questo modo state seguendo la scienza e fin quello che ho visto io, se seguite la scienza, riuscirete a portare avanti i vostri gruppi carenti. Non dovete pensare a fare drop set, super set, super slow, super fast, tutte queste cose. Concentratevi sulle basi, 8-12 settimane, fidatevi di me e fatemi sapere nei commenti poi se effettivamente avete notato dei risultati. Questo è il video di oggi, video brevissimo, frequenza, aumentate la frequenza 2-3 volte a settimana, volume, aumentate il volume anche a 70 ripetizioni a sessione, 3 volte a settimana. Applicate il sovraccarico progressivo, spingetevi ad aumentare il carico o comunque fare più ripetizioni con lo stesso carico. E 4. Portate questi gruppi carenti, gli esercizi, come prima cosa dell'allenamento. Tutto l'altro allenamento deve ruotare attorno a questi esercizi. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, lasciatemi un like che mi aiuta a crescere questo canale e a raggiungere più gente come voi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, guardatemi gli altri video, lasciatemi un commento. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!